Ciao a tutti, mi trovo a Milano, sono al centro svizzero. Oggi c'è un importantissimo evento organizzato dalla Casaleggio Associati. Si parla di blockchain, delle opportunità per il futuro, per le imprese e per la possibilità che abbiamo di rivoluzionare il modo di fare impresa, ma il modo di gestire anche la cosa pubblica. Ciao, ci sono ancora i lavori in corso qua al centro svizzero, parlo piano perché non voglio disturbare gli altri. Sono qui con Ilenia, stiamo scambiando qualche chiacchiera. Ilenia è un'attivista del Friuli Venezia Giulia. Niente, sta andando molto bene, c'è veramente tanto, tanto fermento. Ha aperto i lavori Davide Casaleggio stamattina, ora si sta continuando con una tavola rotonda, con tanti interlocutori, start-up, rappresentanti di aziende che già utilizzano o si stanno dirigendo in questa direzione, appunto nell'utilizzo della blockchain. C'è IBM, Poste Italiane, si parla di futuro, si parla di investimenti e di grande rivoluzione. Tra i temi toccati chiaramente c'è anche quello della tracciabilità dei prodotti, quindi agroalimentare. Come sapete, ho presentato una proposta di legge per tracciare l'agroalimentare in Sicilia attraverso la blockchain. Questo è uno strumento che potrebbe consentire alla regione Sicilia di catapultarsi nel futuro, di avere una grande opportunità per tutelare il nostro made in Sicily. Made in Italy, dall'altra parte abbiamo visto come le transazioni internazionali che hanno un impatto del 20% solo per quanto riguarda tutta la documentazione, tutta la parte burocratica che accompagna queste transazioni internazionali. Oggi abbiamo visto come anche il sistema bancario si sta attrezzando per creare delle soluzioni legate alla blockchain per superare questo tipo di costo. E dall'altra parte abbiamo visto come molti modelli all'interno della sharing economy possono essere superati, eliminando o comunque superando in qualche modo l'intermediario che oggi rappresenta un costo sicuramente per tutte le imprese che fanno parte di questi ecosistemi e spesso viaggiano tra il 15 e il 20% di percentuale solo dedicata a questi intermediari. Ora, se possiamo con una singola tecnologia superare un impatto così grande sulle varie filiere che oggi operano sul mercato, sicuramente questa è una delle tecnologie più importanti su cui le aziende italiane, ma le aziende in giro per il mondo, devono poter investire. Come avete sentito dalle parole di Davide Casaleggio, è necessario anche un intervento normativo e a tal proposito io ho presentato la mia proposta di legge sulla tracciabilità agroalimentare attraverso la blockchain. Ancora la legge deve essere discussa in commissione, dopodiché poi arriverà in aula, in Parlamento siciliano. Spero che la legge sia condivisa da tutte le forze politiche perché si tratta di una battaglia per la Sicilia, per la nostra terra e per i produttori, gli imprenditori, le piccole aziende del nostro territorio per la tutela del nostro made in Sicily.